La vertenza della Castelfrigo sembra essere giunta finalmente ad una svolta. Dopo alcuni giorni di blocco totale delle merci, sia in entrata che in uscita da parte degli ex soci lavoratori delle false cooperative, l'azienda, sollecitata dalla regione, ha finalmente preso atto di dover rispettare l'accordo stipulato in via Aldo Moro lo scorso 29 dicembre. Adesso si tratta da un lato di vedere e di garantire che vengano rispettati gli impegni dentro ai quali vuole stare anche finalmente la Castelfrigo, e dall'altro questo lavoro che in particolare Legacoop, attraverso la sua cooperativa, ha iniziato di colloqui con un'altra parte di questi lavoratori, perché la cosa che a noi sta più a cuore è che nessuno perda il posto di lavoro dentro a quell'azienda, la Castelfrigo, o magari qualcun altro dentro un'altra impresa del territorio modenese, perché abbiamo sempre detto, insomma, il lavoro è la cosa principale perché è dignità per le persone. La Castelfrigo si è infatti impegnata ad assumere, sempre a tempo determinato e tramite agenzia interinale, solo lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento. Allo stesso tempo, le 6 assunzioni che avevano dato il via al blocco delle merci, estranee all'accordo del 29 dicembre, saranno dirottate in altre aziende del settore carni. Io mi auguro che il nuovo Parlamento, indipendentemente dalla sua composizione politica, possa davvero finalmente approvare quella legge di iniziativa popolare che, ripeto, io stesso e i miei assessori firmammo qualche tempo fa proprio come riconoscimento di un problema vero e oggettivo, e il mondo cooperativo, quello che si ritrova nell'Alleanza Cooperativa Italiana, lo sta chiedendo a gran voce, anche perché è un danno per loro stessi come immagine e come esigenza. Siccome le elezioni sono qui tra poche settimane, mi auguro che immediatamente a primavera il nuovo Parlamento possa il prima possibile dar corso a questa legge e farla diventare una legge dello Stato, e questo aiuterebbe. Fondamentale in questa svolta si è rivelato dunque il ruolo giocato dalla Regione, che si è posta come mediatore nel complesso confronto tra i lavoratori, affiancati dall'organizzazione sindacale CGIL e la Castelfrigo, convocando i dirigenti dell'azienda per un chiaro richiamo all'assunzione delle proprie responsabilità e al rispetto dell'accordo dello scorso 29 dicembre, violato con l'azione unilaterale di lunedì attraverso l'assunzione di 6 lavoratori estranei, con esclusione di quelli che stavano scioperando da 3 mesi davanti al piazzale dell'azienda. Sul punto dei diritti ce ne siamo fatti carico, ce ne vogliamo far carico dentro la legislazione vigente, ma certamente adesso Castelfrigo, proprio perché ho apprezzato, abbia accettato finalmente di star dentro a quell'accordo che noi firmammo unilateralmente il 29 scorso, adesso noi ovviamente verificheremo che quell'impegno venga rispettato.